tutto vicino a me. Buonasera. Buonasera. Può darmi qualcosa di un euro? Pappardelle è quasi tutto da un euro, per una ragosta siciliana. Qualcosa di piccolo, perché giusto che volevamo qualcosa dalla bocca. Quindi la crema, il cioccolato, il caffè, il ciolo, il pistacchio. Secondo me quello lì ha forma di cappella, ma quello lì? Dammi uno di questo, dai. La crema, no? Sì. Un euro, no? Scusa, può ridarmi l'euro? Come ridarti l'euro? Sono rimasto un po' deluso. Cioè, anche deluso, la crema era un po'... La crema era normale. C'è un po' di misto con la diarrea. Con che cosa? Diarrea. C'è la settimana scorsa, già l'ha mangiato. No, però è vero. Era abbastanza male. Ho uscito dal culo per un mese. Guarda, su quello non esiste proprio. La crema è freschissima e fatta da noi, non è la crema... Faceva un po' schifo. Grazie. Prego. Facciamo una fare così, a chi la sa fare. Non camminate, andiamo, andiamo, andiamo. Spero che l'ho ripresa. Tutti quello è davvero male. Buongiorno. Bravi, meglio. Fate esercizio fisico, magari quando state a casa, sempre meglio di fumare e bere, non metti i piedi sui sedili, sono da faccio la punta. Parla con la mia. Ma non vedi in borsa di scarpe qua? Scusa, ma per caso ci avete il 40? Le maniche della donna? Sì. Ti fa regalo? No, le sono le mie, perché ogni tanto ho queste passioni un caso su fare. Comunque c'è la taglia 42? 41. 41. Quelli lì invece? Questa forse c'è. Vuoi provare questa? Ti piace il rosa? Sì. Guarda, invece di seduto qui, carino. Guarda, in realtà mi dà un 42. Intanto provo un attimino questa che è 41. Sì. Poi in caso non mi ricordo, perché io sinceramente dentro non l'ho vista. Non vorrei che sia un errore del computer, che magari è stata venduta ma qui non l'hanno aggiornato. Vai. Ah, intanto sì, provo il piede lì per vedere bene la taglia. Poi mi dice che sei quasi un 44. Te. Madonna. Vai, provaci, ma già vedo che è piccola. Beh, guarda, è piccola ma la prendo comunque. Okay. Tanto si allarga dopo una volta che ci fa il piede. Lo puoi uscire tutti per pulirle queste scarpe, visto che è rosa è probabile. Essendo che è una scarpa comunque di un colore chiaro, è probabile che si sporchi. O comunque pure la suola, no? Se la metti in lavatrice questa si scolla tutto. Aspetta, andiamo subito perché è la centesima volta che mi chiedi questo prodottino del cazzo, allora non lo voglio, non voglio nemmeno le scarpe e me ne vado. Ok, però potresti anche parlare senza dire parolacce. Cioè, io ti sto consigliando un prodotto, non ti ho detto che lo devi prendere per forza. Lo so, però quando... Ti modera i toni, eh? Vabbè, io lo soltanto mi sento da perché qui noi non stiamo giocando, stiamo lavorando. Oh, ci ho detto che ci volevamo provare qualcosa.
Allora, da donna. Ok, del tipo? Guarda, devo andare a scopare con un amico mio, quindi magari qualcosa che mi consiglia lei. Ok. Pantalone sopra. L'amico penso io. No, non è per quello. Che ti serviva più o meno? Mi consiglia lei. Cioè una cosa da sopra o da sotto? Da sotto. Da sotto, un jeans, quindi una cosa un po' più figa. O un po' più aperta. Pure un jeans tutto strappato. No, non tutti so. Quelli attillati. Questo mi sembra un po' più attillato. Sì, allora ok, quindi non ti faccio vedere pure la taglia più piccola. Aspetta. Questo tessuto qua non so se ti va a piacere. Bello attillato? Sì. Buono. Che dici? Lui vabbè, io te li faccio vedere. Anche tu a te ti serve? Certo. Ok. Questa rosa. Tipo di questa questa. Una gonna mettiti, no? Ma che gonna? Ma deve essere eccitante, cazzo. Guarda, ti faccio vedere pure questo, guarda. Mezzo pelle. Ti fa piacere? Figo questo. Elasticizzato, no? Provatelo. Sì, ma dopo c'è rigonfiamento. Provatelo al volo, dici com'è. Vabbè dai, me li provo. Intanto ti do questo. No, dai, può dai. Bastare. Una cosa rosa magari. Oh, e sopra? E sopra vado nudo, no? Qualcosa? Camerino qual è questo? Sì. Anna. Come va? Oh, mi sembra un po' figo. Visto? Dai, dai, prendo. Guarda, io ho trovato queste magliette. Sì, pure la maglietta. Siete, prego. Vabbè, ma io prendo solo il pezzo di sotto. Vabbè, come vuoi tu? Grazie, fatti vedere un attimo. Vedete quanto sei chic, cazzo. Madonna. Vabbè, esci. Guarda, come mi stanno. Porco Dio. Grazie, fatti le stretti, dai. Così fai bagnare. Grazie. Dai, è figo. Così fai bagnare, grazie. Grazie, ma tizia sai, ti sbollo, grazie. Non sembra, però più scuro. Se vuoi metti pure la. Non è cazzo di culo. Dai, prova la taglia un po' più grande. Quando filata. Oddio. Esatto, questo è perfetto. Come è andata, raga? Secondo lei siamo da trombare. Che ce ne fate, raga? Dai, che cazzo. Scusi, un'ultima domanda perché ci stavo detta. Sì. Secondo lei siamo froci? No. E mi stava a fare festi, brutto. C'è ragione, è tutto uno scherzo. Io a secondo, tanto guarda. No, per un video su YouTube. Ah, mi stava a fare video, io ammazzo. Ma che cazzo fai? E questo è un video casino. Alla rivelazione. Che vuol dire? Tipo, ma magari si ripigli bene. Bene, fatto, è per vedere quello. No, per un caffè. Io ho il ginseng. Piccolo o grande? No, piccolo. Quanto costa il ginseng? 2,50. A me il caffè è normale. Per me va. Per te? 80 centesimi, sto... Niente. Se volete, so c'è il bar a libero servizio. Per chi vuol dire? Sali su, ti servi da solo e spendi di meno. Wow, il caffè quanto costa? 1 euro. Vabbè. Vai. Io te lo dico, ah, caffè, caffè, su dico 1 euro, sì, sì. 2 euro. Il caffè? Sì. Madonna. Vabbè. Ma ce l'avete letto il menù? No. Ok. Cioè. Torno. Scusa. Cioè, guarda, per principio. Cioè, onestamente un caffè 2 euro per me è un'offesa. Per principio? Ti spiego subito come funziona. Il 12% di quello che vedi va alla stazione. Il 12%? Il 12% di quello che vedi va alla stazione come royalty. Quindi sono 28 centesimi. Il 9% va in tasse, ok? Uh-huh. E poi ci devi mettere l'affitto dei tavoli. Poi ci devi mettere che io lavoro in regola, no come quelli sfruttati a 40 euro per fare 12 ore, ok? Quindi, secondo me, qui... Per venire alla stazione Termini a lamentarti per un caffè, per principio devi dirmi quante volte il bar al paese tuo ti fa lo scontrino. Ah, vabbè, rispondimi a sta domanda, poi io ritorno lì e non rodilo io.
Queste domande costano solo 14 euro? Sì. Volevo pagarne un po' di più. Ah sì? Sì, beh, onestamente comunque è una bella marca. Se vuoi te le faccio pagare il doppio. 50 euro? Falla anche la fattura? Fa la fattura? Perché sta? Stai prendendo in giro? Sono 14 e 20. Sono le due. Che taglia è? S. S? È una taglia un po' più grande? Cioè io la S la pagavo di più. No, vabbè, era già più grande o mi stai scherzando? Comunque veramente io le metterei a un prezzo più alto perché comunque anche la stoffa, sì. Cioè è pelle d'agnello? Sì, guarda. Grazie mille. Arrivederci. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollicione in su, mi raccomando, se volete commentate, condividete e dato che sono i primi video spargete un po' la voce con i vostri amici e fate diffondere bene il canale. Fatelo! Mi raccomando. Facciamo in serie. Oh.